Oh, oggi siamo con il mio amico Gino Ariuso. Eccoci qua. Ma ciao Sandro, chi è? Ma è vero che te volevi portare metro? Eh certo, ma mica potevamo stare così attaccati. Ma io ti avevo detto che te dovevi fidare. Adesso visto, non serve il metro. No, questo non serve il metro. Però quanto stiamo? Però ci stiamo per toccare. No, dai. Vabbè, però dai, c'è questo qua tra noi. Vabbè. Allora, qui è una cosa buona la prima, quindi ecco, macchine che passano, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente. Ma c'è, ce ne frega niente. Senti, ma non senti che è caldo? Mamma mia. Però, caldo lo fa, sta per arrivare quello terribile, ma tu hai scelto la giornata più calda del giugno, più freddo del mondo. E cosa ti viene in mente, visto che noi facciamo uno spettacolo insieme dove... Ma guarda, guarda, così un po' a caso. Così a caso, diciamo. Tutto a braccio. Parto subito? Ma sì, dai. Però la devo leggere, perché per un attore leggere è terribile, però la devo leggere. Non è uno spettacolo che facciamo a leggio, quindi dal Vesuvio al Cupolone lo facciamo a leggio. Allora la faccio? E certo. Guarda, manca a farla apposta, c'ho qui un telefonino che non è mio, dove posso leggere. Ma dai. Ma guarda, ma non è nulla fatto apposta, eh. Forse stava in macchina tua, questa non la so. Sono basito. Vediamo, fammi vedere. Ma c'è proprio quella. Quella è di Edoardo? No, 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 è mica di sul pisello, mica. Oddio. Di Libero Bobbio. Dai, che si chiama Està. Ah, ecco perché, è vero. La faccio? Dai, dai. Cassola. Cassolo cucente. E chi può fa niente? E chi può fa niente? Che bella canzone che sono pianina. Monserro Barcone per un nasendì. Che bella figliola che passa povi, come vuoi chiamarla dica, volete salì? No, questo sole, su solo cucente. Non voglio fa niente, non voglio fa niente. Ma dinta controllo che calda si sente. E chi può fa niente? E chi può fa niente? Mo piglio e mi spoglio, mi infilo in tolietta, mi leggo una foglia e mi metto a fumare. La camera letta sta troppo lontana, più meglio divana, nu passo e sto là. Ma tinta controllo che calda si sente. E chi vuol fa niente, non voglio fa niente. Allora riesce talmente, noi quando lo facciamo in spettacolo, noi l'ultima volta l'abbiamo fatto a dicembre se non sbaglio, stavamo in mezzo alle montagne, riesce a farmi sentire caldo pure se fuori fa freddo. Ma oggi fa caldo però. Oggi però fa caldo, però insomma la fai veramente in maniera vabbè, divina. Vabbè, ma è una insomma. Cosa così adesso vabbè, l'abbiamo fatta questa per... l'ho detto, con questo scapicchio tour by car è una cosa dove tutto quello che ci viene in mente facciamo e quindi comunque adesso voglio dire una cosa seriamente, insomma Gino è veramente un professionista serio col quale mi diverto a fare... degli spettacoli, appunto, cioè abbiamo il nostro Dal Vesuvio al Cupolone che speriamo quest'estate di fare da qualche parte. Ci lavoriamo, insomma. Ci lavoriamo. Pure se fa caldo non fa niente. Senti, io ne approfitto adesso, ti faccio un po' un piccolo trabocchetto, attento a quello che mi dici. Allora, a occhio e croce sei il quinto sesto attore artista napoletano che sale qui su questo mini palco. E questo significa insomma che io ho molta stima degli artisti napoletani, con molti collaboro, tu sei uno con i quali collaboro di più. E allora ti faccio prima una domanda, quanti anni sono che vivi a Roma? 1997, quindi? 1997. 23 anni? 23. 23 anni. Beh, allora adesso io mi vendico con lui. Allora, il mio amore per Napoli è sviscerato. Perché una volta, io lo dico spesso, ma lo dissi pure a te una volta, dissi io se non fossi nato a Roma, volevo nascere a Napoli. E poi feci la domanda a questo signore, dissi, e tu se non nascevi a Napoli dove volevi nascere? E lui mi ha risposto, se non te lo ricordi te lo dico. Dimmelo io. Tu. Lui mi disse, ma no, io vorrei nascere a Napoli perché io a Napoli ho tutto. Io ho incassato. Ora io con Napoli non ho nessuna rivalità e tutto quanto, però è ovvio che c'è sempre poi quell'orgoglio da cittadino, ma diciamo come stai a Roma dal 97... Allora adesso te lo dico, è una cosa invece non ce l'hai. Queste case ovviamente non ci sono, questa macchina è tua. Napoli non ti ha dato il lavoro. Ah, il lavoro. Beh, in effetti però me ne sono andato via a 22 anni, però cioè sono venuto qua per... Però perché... siccome ho fatto lo stronzo, però l'ho fatto con affetto, era soltanto perché invece come tutti gli altri amici napoletani che vivete qui a Roma, in realtà io non c'è uno di voi che non prova un grande amore per questa città e non penso soltanto perché vi ha dato il lavoro, ma perché penso che sia veramente una delle città che più
vi fa sentire, non dico a casa, perché io dico sempre che io quando penso al Golfo di Napoli dico: ma come avete fatto a non venire là? Ah, la famosa mamma Roma è veritiera, eh. Io quando sono venuto, negli ultimi anni è un po' cambiata, ma non ne parliamo, no, però certo, non dobbiamo parlare di questo. Poi tu da romano lo sai. Però io quando sono venuto nel 97 mi sono sentito spaesato ma accorto. Spaesato perché io venivo dalla provincia, io poi sono di Torre del Greco, non sono neanche napoletano, non sono Napoli, di Napoli città, però sono a 13 km, vabbè. Mi sono trovato spaesato perché mi sono trovato in questa metropoli enorme, disumana per le mie distanze e misure. Però mi sono sentito subito accolto, assolutamente. Io ho iniziato subito, cioè, ho avuto la fortuna, adesso mo chi ci guarda dice questo è presuntuoso, no, però non ho mai fatto il cameriere, no, non ho mai fatto altri lavori, cioè ho sempre fatto solo questo. E quindi vuol dire che fino a qualche anno fa, adesso è complicato in tutta Italia, però fino a qualche anno fa questa città ti dava grandi possibilità. Io le voglio tanto bene a questa città, difatti, nel guarda, mio cuore. Io sono sincero, adesso io ho fatto una battuta, ma in realtà era soltanto perché... E scusami se ti interrompo, no? Non tornerei giù. Cioè la mia vita è qua, guarda, mia figlia è nata qua. Guarda, io credo che questo... Io vorrei che qua si sviluppasse quello, certo, che succedeva, certo, prima, e tu sai il mio impegno anche politico per far sì che le cose riaccadano qua. Cioè questa è diventata la mia seconda città e per certi versi la prima. Io le voglio, ti ripeto, un bene dell'animo. Infatti fammi dire una cosa, che Gino, oltre ad essere un bravissimo artista, è una persona che si spende veramente per tutti quanti noi, perché comunque... occupa anche una posizione politica, attenzione, non politica di non partitica, di politica culturale, esatto, di sociale. Lui fa politica sociale perché aiuta molto, veramente si batte molto per queste nostre cause. Però adesso vorrei tornare un attimo al momento spensierato, ricordando sempre che, ripeto, la mia battuta era perché volevo che tu dicessi quello che tutti voi spesso che vivete qui, soprattutto voi che venite a Napoli, io lo sento sempre questo affetto che avete per Roma, quindi ho fatto tutto un gioco, mi sono voluto vendicare di quella cosa, però per dimostrare quanto voi, pur avendo dentro insomma la vostra napoletanità, che non rinnegate mai, non dovete mai rinnegare, perché veramente siete nati in un posto meraviglioso, però insomma avete anche una sorta di riconoscimento per questa nostra città. Ma per forza. Allora senti, adesso però io, tu sei un grande attore, e però insomma... Da quando facciamo spettacolo insieme ti stai anche un po' dilettando nel cantare. Poi se per me i napoletani siete tutti cantanti, quindi mi fai un pezzettino di questa canzone che adoro. E guarda, tu non ti ho detto qual è, ma ti dico subito che è una delle canzoni che tu fai all'inizio del nostro meraviglioso spettacolo. L'ho già capito, scusami. Tanto passa un cane. Vai, 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 vai. Da, 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 da. T'hai fatto una veste scullato, non capillo quei nastri e quei rosi, stivo a miezzo a tre o quattro sciantosi, e parlavo o francese e a così, fui l'autrie che d'oggi incontrato, fui l'autrie a tu lete, gnorsì, t'ha già voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'ha mai più, mai vuoto tu, distrattamente via. Sa me, pensa, ti potrei anche baciare perché c'è il vetro tra di noi, però ma no. Dopo lo togliamo e ci baciamo perché possiamo, perché ci arrestano, ma noi dopo faremo l'amore nel prato. Bellissimo, bene questa canzone. E comunque insomma, avete, quando io dico che qualsiasi napoletano è un cantante, questa ne è la prova. Ma tu lo sai che io quando canto da attore, perché non mi dichiaro tale, le canzoni napoletane mi commuovo, ma dentro, cioè sono parole meravigliose. Non iniziamo la diatriba Roma-Napoli, no, non è che difendo il pezzo, no, dico che è proprio ma guarda, una poesia. Ho sempre detto che la canzone, alcune canzoni napoletane, anche questa è di Libero Bovio, ma alcune canzoni napoletane sono secondo me quasi delle piccole opere. Sì, sono, bravo. Tant'è vero che proprio l'altro giorno parlavo con degli amici e dicevo di quanto, per esempio così parlavo di Arbore, il quale
pur non essendo napoletano, ma un grande cultore della canzone napoletana, insomma, quando lui per esempio tirò fuori l'orchestra italiana, cioè capì, perché poi hanno girato tutto il mondo, lui capì, mettendosi vicino poi a gente che sapeva, lui è una grande mente nel riunire, diciamo, gli artisti, e poi si avvale anche di grandi professionisti vicino, insomma, ha capito che nel mondo portare quel prodotto era, perché io dico sempre a tutti quanti, soprattutto a chi vuole sempre fare insomma, l'amante dell'estero, ricordatevi sempre una cosa, che in tutto il mondo il melodramma si canta in italiano. Eh beh, l'abbiamo inventato noi, esatto, quindi una cosa alla quale dobbiamo andare orgogliosi. Io faccio spesso spettacoli Roma-Napoli perché, ripeto, lo dico a chi mi conosce, sa quanto amo Roma e quanto lavoro per Roma, per la sua arte. Però insomma, se non fossi nato a Roma, volevo nascere a Napoli. Quindi, senti Gino, e adesso te lo dichiaro, se non fossi nato a Torre del Greco, provincia di Napoli, tu sei pure simpatizzante della Turris, vero? Perché mi pare che la Turris è di te. Allora, adesso però mi devi lasciare un attimo. Vabbè, la chiudiamo con questa cosa, perché io so che il Savoia è di Torre Annunziata. Torre Annunziata. Turris, Torre del Greco. Bravo. E poi qual è quell'altra del... Beh, c'è il Castellammare di Stabia. Ah, è che la Juve Stabia. Vabbè, siamo andati sul calcio così. No, ma così. Così. Allora, siccome tu dici l'amore, sì, tu questa cosa che io sto per dire la sai. E che ci divide solo questa... Non lo dico! Non lo dire! Io sono un tifoso della Roma! Ecco, con questa, signori, possiamo anche ma salutarci. Da sempre però, signori, da sempre! Ecco, forza Roma! È finita così, mi dispiace. Gino, mi dispiace. Ciao Gino! Ciao Sandro! Ciao Gino! Ciao Sandro!